facciamo ordine, facciamo qua, ordine. Qua, per... andiamo dritti, per favore, andiamo dritti, vi dove spiego, bisogna andare. Grazie, c'è ragazzi. In Milan-Bologna ce n'è solo una, meno ma 21. Sembra grande. Mentre in Juve-Roma ce ne stanno due o tre, non so se... Andiamo su, piccolo. Andiamo sullo scandalo vero, per silenzio, favore. Silenzio, piccoline. Questa sembra essere un errore grande. Vediamo prima l'immagine, il video da qui. Questo è Sansone, allora, grande milanista, che entra in area. Passaggio, Sansone scarica il pallone, dopo aver scaricato il pallone c'è il contatto con Tomori che arriva in ritardo con la gamba destra e poi con la gamba sinistra. Quindi questa, questa è la dinamica. Allora, volevo fare un inciso, mi sono messo a ridere. Quando questo è sul risultato di 2-0 per il Milan, circa l'ottantesimo, giusto raga? Sì, sì, esatto. Diciamo che ho sorriso, ho pensato a Edo, perché in realtà io ovviamente non guardo solo gli episodi. Ma come ha pensato a Edo? Partita. Ho pensato a Edo per quello che aveva detto, cioè il Milan avrebbe... Adesso lo prende, sembra una presa in giro, però ragazzi, il Bologna non è entrato in area... Quindi ho pensato a Edo che però Dennis mi ha rubato le parole, non ha più senso la mia presenza qua, allora c'hai ragione, scusa, però Edo eri pronto sabato, a dire avrebbe vinto comunque, perché comunque vabbè, al di là della partita in sé, che ovviamente io analizzo l'episodio, poi la partita al suo corso, tutte le sue dinamiche, a mio avviso tanti hanno paragonato questo intervento a quello della prima giornata in Milan Udinese. Faccio un pull? Sì, di Calabria. A mio avviso è un pochettino diversa per quello che succede. Allora, innanzitutto, come in Milan Udinese non interessa a nessuno che il pallone... No, Denis, scusa un attimo, prima di fare il raffronto, non ho capito il tuo verdetto. No, il mio verdetto è che diciamo che c'è differenza, sto facendo il paragone perché secondo me Milan votate, raga. In Milan Udinese era una dinamica leggermente diversa, quindi mi ero espresso per il non rigore, qua invece secondo me era calcio di rigore. Per un motivo fondamentale, che Sansone, dopo aver scaricato il pallone, lui resta esattamente nel punto in cui ha scaricato il pallone. E Tomori, che arrivando in ritardo con la gamba sinistra, poi arriva, diciamo, tra virgolette. Quindi è rigore, Danny, secondo te? Secondo me questo è un calcio di rigore. Il VAR è importante. Il VAR ha sbagliato, ha fatto bene a non intervenire. Ma lo Spezia. Adesso allora, no, Manfredi. A mio avviso al massimo di negligenza, quindi non di imprudenza, quindi... Negligenza è quando c'è un contatto falloso che non ha una conseguenza disciplinare, quindi non c'è un cartellino, non è un fallo cattivo, duro, è un'entrata in ritardo, ma sì. Negligente. Quindi a mio avviso può essere che il VAR non sia intervenuto per questo motivo, anche perché il check c'è sempre su queste situazioni, è durato veramente poco, nel senso che si è ripreso immediatamente con la rimessa laterale, mi pare, non da fondo, rimessa laterale. Ma nel giro di... dico di più, rimettilo Manfred un attimo. No, aspetta, questa è un'altra inquadratura, ve la faccio vedere subito. Ti dico di più, siccome in quel momento c'è un giocatore del Milan che tocca la palla e Magnan che la prende di mano, secondo me all'inizio loro sono andati su quella cosa che era la cosa meno grave, mentre sul fallo non sono intervenuti, perché io ho visto i giocatori del Bologna alzare la mano quando Magnan la prendeva di mano per cercare, quindi, un altro passaggio, ecco, assolutamente. Quindi secondo me su quello si sono parlati. No, ti volevo chiedere se allora per te era rigore, se il VAR ha fatto bene o no a non intervenire. A mio avviso, parlando di negligenza e non di imprudenza, ci può stare non intervento VAR, perché si tratta comunque di una via di mezzo tra un contrasto e un fallo. Diciamo che la differenza secondo me tra quello di Calabria della scorsa settimana, due settimane, è che lì entrambi i giocatori avevano continuato la propria corsa. Calabria per sfortuna, perché aveva ciccato il pallone e Soppi era andato più a protezione del pallone. Secondo me l'inquadratura migliore per la dinamica è questa, quella dall'alto, e si vede che dopo il passaggio Sansone resta lì sullo spigolo dell'area piccola, e poi da questa invece si vede il tipo di fallo. Sentiamo tutti. Prego, Edo, Giada, Mimmo, liberi, smutatevi. Mi sentite? Yes. Sì. Ok, allora, secondo me sì, anche era rigore, perché brava Giada, era nettamente in ritardo. Io mi piace essere oggettiva, secondo me onesta. Sì, perché ci criticano sempre noi milanisti, ci dicono sempre che siamo di parte, che non riusciamo a vedere la verità così com'è. Io dico invece che secondo me era netto.
E la VAR non era intervenuta semplicemente perché l'intensità del contatto la valuta direttamente l'arbitro sul campo, quindi credo che per questo non sia intervenuto. Per quanto riguarda il paragone con l'Udinese, è vero che Calabria continuava ad essere sul pallone, però diciamo che se un episodio simile c'è stato, ecco, magari bisognava avere uno stesso metodo di misura. Ma intanto qualsiasi cosa dici abbiamo capito, sei la preferita, quindi ti farai complimenti. Ma non fare come modo, cioè, non è che se io cioè faccio un modo rapporto, anni 90 di siete, corteggiare comunque, sia te che la chat, siete gelosi di me, ok? Non faccio, non parlo più con nessuno, dai, su. Non so, raga, sento milanisti, ma tutti, chiaramente. Ragazzi, secondo me sono d'accordo con Giada, il rigore ci sta tutto. No, però, allora. No, però dare il rigore a Sansone, quindi un cuore rosso nero, quindi dare ancora non lo voleva manco lui. Andare sul 3-0 sarebbe stato troppo per me. Quindi l'arbitro ha preferito così, però se dobbiamo parlare seriamente il rigore ci può stare con. Mimmo? Sì, io sono d'accordo sia con Giada che con Edo, il rigore netto si può dare, e poi sinceramente a Sansone, come diceva Edo, pure lo so nero, dare qualsiasi cosa. No. Cioè, raga, io invece vi voglio stupire, perché a un certo punto, per me il rigore ci può stare, non è così netto come ora, cioè, parliamo di 73%, quindi... È un rigore che ci sta, se lo dà sul campo. Io mi ha mandato il grandissimo Levario, che è molto attento a differenza vostra, questa inquadratura. Allora, guardate la seconda parte, aspetta che adesso arriva, dove sembra... No, aspetta un attimo. Ma Manfred, quella la non può esserci, cos'è? C'è un'inquadratura che sembra fallo di Sansone. Se è successo qualcos'altro prima. No, c'è un'inquadratura, sì, dove sembra che è lui che va. Aspettate, che la trovo. Vabbè, dai, siamo veramente. Anto, tu da persona non coinvolta, salva, c'è sempre rigore questo? Ce l'ho, sì, ci può stare. Secondo me l'analisi di Dennis è proprio perfetta nel racconto. Si vede che si ferma Sansone dopo lo scarico. E Tomori lo travolge un po' in ritardo. Probabilmente credo che sia, oltre che l'intensità, anche il fatto che la palla sia andata nella direzione dove la stava andando Sansone, quindi c'è ritardo tra il passaggio e il contatto, abbia influenzato un po' l'arbitro. Sì, allora, cioè, abbiamo visto uno scontro di gioco normale come i due giocatori che si vengono incontro. Allora, vi faccio intanto ricordo a quei poveracci che scrivono che a settembre dell'anno scorso ero l'unico milanista che andava contro Diaz e a favore di Çalhanoğlu, giusto per ricordarvi una cosa. Probabilmente non è chiaro. Fallo di Sansone. Infatti io sono d'accordo, come ho detto, secondo me sul VAR non intervento, come a mio avviso in Calabria Soppi io in live avrei dato il rigore, perché comunque la dinamica è più o meno simile, anche se poi rivedendola diversamente avrei lasciato la decisione di campo. Quindi no, io avrei dato fallo di Sansone. Vabbè, dai, per favore. Vabbè, ragazzi. Ma vede un altro calcio, praticamente. Andiamo avanti, per favore, sulle altre. Andiamo sulla Roma, per favore. Ce ne sono delle altre su Milan-Bologna? No, questa è l'unica. Questa è anche che Bologna è... diciamo non che è mai entrato in area di gol. Secondo me. Mancano, vai, due Giada. Al Milan. Uno su Leao, perché ha letteralmente fatto un bel applauso in faccia all'arbitro. Quindi quello che deve essere. Questo, grazie già, questo è un ottimo spunto, perché un sacco di gente ha detto perché Leao non è stato buttato fuori, perché dal 2018-19, ora sull'anno posso sbagliare di uno, è stata introdotta nelle casistiche di ammonizione l'applauso verso il direttore di gara come mancanza di rispetto, perché tutti hanno risposto però Snyder era stato espulso, Snyder è successo nel 2011, quindi era ancora una casistica da espulsione, poi essendo un po' troppo penalizzante un applauso ironico quando si dice che gli arbitri sono un po' troppo permalosi, è stato, diciamo, declassato a un'ammonizione. Nel regolamento c'è valevole d'ammonizione l'applauso ironico verso il direttore. Dicono però già da che abbia applaudito a Messias, non all'arbitro. Quello... Però sembrava una domanda per Dennis. Una alla volta. Sì, l'inquadratura era schiacciata solo su Leao dopo il fischio stasera alle 22. A campo largo non so chi abbia applaudito a chi. A me ma Dennis, sbaglio o... Siccome Leao ha segnato subito dopo, qualche minuto dopo, l'arbitro è andato da Leao e gli ha spiegato la situazione perché non è stato ammonito per l'applauso.
Allora, c'è stato di mezzo comunque qualcosa, perché l'arbitro per quello, però comunque si parla sempre di un mancato di un giallo, cioè Leao doveva, poteva tranquillamente continuare la partita e non si parla di Leao doveva essere espulso e poi assegnato, quindi cioè, su questo una domanda per Dennis, perché è chiaro, come dice Giada, se l'arbitro lo vede quel gesto lì è un gesto da ammonizione. Il punto è, se l'arbitro non lo vede, no, non lo vede in diretta, però non si può prendere, non si può prendere il provvedimento. A meno che no, il quarto ufficiale può segnalare, può comunque segnalarlo, quello sì, come è successo. Non mi ricordo se forse sempre col Milan questa settimana, dove il giocatore dopo un fallo non fiscato, no, forse la Lazio al guardalino gli ha detto tre volte qualcosa. Lazio, sì, è stata la Lazio. È stato richiamato, e oppure come anche una... Nico Gonzalez, ricordavano, l'anno scorso. Sì, però no, è un po' diverso, Pancio, sono d'accordo, però lui si è preso la seconda ammonizione in quel caso. Sì, ha fatto sì, un fallo da ammonizione, applaudito, seconda ammonizione, quindi non è stato espulso direttamente. Quindi, detto ciò, io ritengo che l'applauso verso l'arbitro non sia una roba, cioè sia eccessivo, un po' come quelli che si tolgono la maglia, sono quelle regole un po' den, secondo me, che andrebbero rivedute. Vabbè, togliere la maglia è un'accusa di sponsor, perché non dà fastidio a nessuno. Gonzalez fu ammonito per una trattenuta a bastoni, protesta e poi secondo giallo È già stata declassata, Pancio, cioè prima era espulsione, ci mi ricordo Snyder, l'esempio che hanno fatto ovviamente tutti gli interisti quando io ho detto che era giusto ammonire, anche Spalletti dicono, Leao, tutti, quella di Spalletti forse un po' era quella che un po' era un punto di domanda, perché in realtà era da ammonizione, Spalletti era già dopo la modifica. Raga, andiamo su Juve Roma, chiudiamo il capitolo Milan. Allora ce ne stanno due o tre, avrei detto partiamo... primo tempo, gioco di mano, gioco da villano, il riassunto del primo tempo. Allora partiamo dalle due mani, Dennis, di Smalling, te le faccio vedere in questo video di pressing, dammi solo un attimo. Cliccare play praticamente. Questa è la prima. Abbiamo una percezione che il pallone che tocca Miretti tocca anche il polpaccio destro di Smalling. A questo punto questo pallone cosa fa? Finisce sulla mano. Guardate, noi qui abbiamo cercato di ingrandire al massimo le immagini, perché sono veramente difficili da interpretare. Forse l'arbitro ha visto meglio di noi. È il tocco di mano di Smalling o è il tocco col piede destro di Cristante per cui il pallone ritorna indietro? Questa è la gamba. Bello dubbio questo. Di Cristante, grazie. Comunque in ogni caso non sarebbe allora, a mio avviso tutte le decisioni prese in Milan-Roma sono giuste, sono state Juve-Roma sì, scusate, in Juve-Roma sono corrette dal punto di vista arbitrale, mi sono un po' anche confrontato, sono tutte corrette, quindi non ci sono i due rigori, era corretto annullare il gol che adesso vedremo, forse c'è una spinta, un intervento un po' negligente su Alexandro, ma l'unica inquadratura è veramente lontana, non c'è un'inquadratura vicina e su quello quindi è difficile dare qualsiasi tipo di giudizio. Questo che mi dici, Dennis, su come questo, la vedi? Allora, mettiamo, ok, la presa facciamo che non l'avesse presa Cristante con il piede, ma fosse andato sul braccio di Smalling, non sarebbe stato comunque punibile, perché prende prima il polpaccio, ma questa non è per forza una discriminante, nel senso, ricordiamo De Ligt l'anno scorso che per dire. Esatto, c'è una differenza sostanziale. Se tu hai il braccio largo già prima di una possibile deviazione del proprio corpo, ma hai già il braccio in una posizione non consona, è quello che nel regolamento è definito come assunzione di rischio, e quindi tu ti assumi il rischio che se hai un braccio in una posizione dove non consona il tuo movimento e viene colpita, anche se prima c'è una deviazione, il braccio era già così prima, il rigore un po' complicata come regola. La differenza qua grossa è che De Ligt era in piedi, qua il braccio è quello dove Smalling sta cadendo e cerca poi di spostare il braccio, che è quello che poi andrà a sostegno del corpo, e quindi è questo il punto per cui sicuramente non è un calcio di rigore. Se come De Ligt magari fosse stato aperto in piedi e avesse avuto il braccio in quella posizione anche prima del cross, a mio avviso ma anche per la ciata, insomma, rischiare, si sarebbe potuto fischiare un calcio di rigore anche se avesse toccato prima il polpaccio dello stesso giocatore. Però sentiamo tutti, Dani, sentiamo tutti. Quindi per te non rigore e il VAR fa bene a non intervenire. Questo salvo? Sì.
No, come Dennis, dai, non si può fischiare una cosa del genere, su. Cioè, Smalling cade, c'è il braccio dietro, via prima il corpaccio, dai. Cioè, è importante ricordarsi di fare i paragoni. Ma per me è un UFO questa roba, una roba non chiara. Nel senso, secondo me non è rigore. Ma oltretutto anche le immagini, sembra da dietro sembra che non la prende mai col braccio. Esatto. Ma a sfiora. Ah, neanche proprio a sfiora, ma questa è... Più che altro la cosa che dico sempre sul fallo di mano, manca secondo me una coerenza nel metodo decisionale degli arbitri. A volte vediamo Dennis, poi tu ti devi svenare a spiegare che quella in occasione dell'altra cosa era così. Sì, esatto, ci sono dei paragoni dove sembrano la stessa cosa, ma in realtà sono molto, esatto, diverse. È difficile. No, la cosa che dico è che secondo me dovrebbero trovare un metodo uniforme e dovrebbero semplificare sia la vita agli arbitri e a noi che fruiamo del calcio e che ogni volta ci troviamo a discutere di questi casi, quello è diverso dall'altro. Secondo me lo stiamo un pelo complicando questo benedetto fallo di mano, forse un tempo era più facile. Quasi quasi vi piace di più il volontario, non volontario, basta, sì, dieci anni fa. Che cos'è? Braccio non consono, in direzione, in caduta, deviazione. C'è qualcuno che la vede diversamente, raga, o per tutti non è rigore? A me piace più così la regola, nel senso che vai a leggere il movimento, perché poi è sempre difficile dire l'ha fatto apposta o non l'ha fatto apposta, però il problema è che lo devi leggere in pochi secondi, quella sì, è l'unica, sì, cosa, sì, è quello, dopo lo vediamo un attimo. Dateci tempo che facciamo tutto. Allora, se siete tutti d'accordo, secondo me questo potrebbe essere un pochino più dubbio. C'è Smalling che prova ad anticipare Vlahovic e c'è un pugno davanti alla testa. Il braccio che nel salto lo porta qua davanti, esattamente davanti al volto, con il braccio non è sopra, cioè ha la mano esattamente davanti al volto. Allora, qua diciamo che, qui sì, io ho fatto un paragone perché è importante. Dove dissi la stessa cosa l'anno scorso in Juventus-Fiorentina. Per me questo non è punibile per il regolamento di adesso. Nel moviole poi nel post partita Luca ha parlato di pallone inatteso che è stato tolto al regolamento, ma è comunque una, come si dice, un'indicazione che viene data comunque a tutti gli arbitri quando un pallone magari il giocatore davanti buca l'intervento e tu non te lo aspetti. A mio avviso qui sono un po' contrario a questa lettura, perché a mio avviso Smalling riesce, cioè lui legge bene la traiettoria, sa che il pallone gli sta arrivando e che lo avrebbe colpito di testa. A mio avviso non è calcio di rigore perché il braccio è esattamente davanti al volto. Se non ci fosse stato il braccio avrebbe colpito esattamente lo stesso punto, come in Juventus-Fiorentina ho detto la stessa cosa su un colpo di braccio di Danilo, dove anche davanti a Danilo salta un giocatore della Juve, buca l'intervento Danilo, perché sei nello slancio al braccio qui, non esattamente davanti, a un 30 centimetri dal proprio volto, ha colpito lo stesso punto e anche lì io dissi che non era calcio di rigore, perché di fatto non vai ad aumentare. Lo vediamo che ho trovato il fermo immagine. No? Perché ve lo ricordate? Sì. Se ingrandisci quelle piccoline in basso, si vede che il braccio è staccato dal corpo. Però avrebbe colpito esattamente il petto tra collo e petto, e lì avrebbe colpito esattamente lo stesso punto. Però scusami, Dan, allora c'ha ragione, però colpo Gobbo Antonello prima. Cioè, è un casino. Chiedere così, il rigore, dai. No, non l'ha dato. No. Non l'ha dato per quello. Io dissi comunque. Però qui ci furono molte proteste, ti dico la verità, da parte della Fiorentina. Ci sono state tantissime proteste, ma a mio avviso, appunto. Cioè, è passato quasi come un errore quello. Non dare rigore, infatti, sono stato ovviamente preso di mira. Come adesso, comunque, perché sto dicendo che non lo è, da Juventini. L'altra volta ero uno Juventino perché ho detto la stessa cosa. No, quello è chiaro. L'esempio contrario, invece, è, secondo me, Bastoni in Inter-Lazio, al braccio nello stesso punto, ma il pallone non gli arriva da davanti, il pallone arriva un po' in diagonale, quindi quel braccio aumenta il volume. Se il cross non fosse arrivato esattamente sulla perpendicolare di Smalling, ma leggermente più in diagonale, sarebbe stato un rigore senza se e senza ma, perché è un braccio comunque fuori dalla propria sagoma in una posizione poco consona al movimento. Chiaro. In questo caso, essendo perpendicolare, io gli taglio il braccio, colpisco nello stesso punto. Allora, sentiamo. Per la chat, ecco. 60 e 40, diciamo, sa? Questo mi sembra un po' dubbio, raga. Sì, ci sta, ti può avere più discussioni su questo, ci sta. Salvo, ci non sta. Ti vedo convinto. Questo intanto è Dennis che prova a spiegare l'anatomia, la fisica del corpo. Sono d'accordo con Dennis, la palla gli va in faccia, il braccio sta vicino alla faccia.
non vedo che può cambiare direzione o quant'altro. Però a me sembra un po' goffo, raga, cioè, perché comunque poteva andarci tranquillamente senza il pugno. Nel salto, dasse la spinta nel salto. Beh, che il motivo per cui Manfred, se il pallone secondo me fosse stato un po' angolato diversamente, non ci avrei pensato, non ci avrei pensato minimamente, come nel primo caso sul tocco col braccio a terra, dire no, qua dire sicuramente sì. No, dai. La discussione sta su questo punto. Poi il concetto di pallone in attesa è una direttiva che viene data comunque al direttore di gara. A mio avviso non la sostengo, perché secondo me c'è tanto spazio tra i Bagnets e Smalling, e Smalling fa la sua giocata come doveva già farla, sia che i Bagnets. Ma poi in atteso quando non te l'aspetti proprio. Esatto. In atteso se proprio sono vicino, te la spizzico, il mio stesso compagno me la spizzica. Esatto. Però a mio avviso non è rigore per un altro motivo, che comunque, come dico sempre, dovete motivarle le cose, oppure tenere sempre una certa coerenza. Per me non era per la Danilo con la Juve, non è oggi per questo motivo qua. Grazie Frank, dice negligenza, il rigore palese, non puoi saltare con la mano davanti alla faccia, allora, giusto perché hai donato i bizzi. Però negligenza, se dobbiamo fare informazione ci sta discuterne, ma negligenza si usa per i falli. Cioè, negligenza, okay, parola è sbagliata, grave fallo di gioco. Però lui è sì, esatto. Va bene, era giusto per. Però sì, non ci lo sta so, raga. Dennis, ti faccio una domanda strana. Sì, se ma fai uno stop di faccia e non di pugno testa. Vediamo dove finisce la palla e dove è Smalling. Bravo, bravo che ci ha dato i beats. Ti faccio una domanda strana. Se l'arbitro dà rigore qua, il VAR glielo può togliere? Allora, se lo leggono nello stesso modo in cui l'abbiamo letto noi, così può intervenire, perché dicono magari l'arbitro da dove è posizionato lui. Quindi per dirmi che, questo mi stai dicendo che è chiaramente non rigore, cioè, io ho sentito tutti gli arbitri, osservatori tecnici eccetera, sono tutti senza nessun tipo di dubbio su questa cosa qua. Ci sta la discussione secondo me lato tifoso eccetera, quindi è difficile, diciamo, da spiegare, non ti saprei dire. A mio avviso sarebbe forse intervenuto il VAR se fosse stato il rigore, però su questo non ne sono certo al 100%, è difficile dirlo cosa può succedere. Almeno queste sono tutte teste pensanti, cioè c'è un barista, c'è un arbitro, quindi questa è la parte più complessa. Ok, andiamo un attimo, Manfred, c'è un rigore sui Bagnets che mi stanno cacchiando. Ce l'ho, dammi un secondo. Che poi ce l'ho su questo, botto. Ragazzi, Collina ha fatto trapelare un'intervista lasciata la scorsa settimana, ha detto che dopo 6 anni di VAR hanno capito come può essere utilizzato anche per migliorarlo, quindi che può essere che venga introdotto anche non per il serious missed incident. C'è stata un'intervista fatta la scorsa settimana, per cui si potrà ipotizzare un utilizzo del VAR, per la gioia di Manfredi, un po' più una vergogna, un po' intensivo. Ma questi non hanno capito un cazzo, cioè a posto di toglierlo lo mettono ancora di più. Questo è. Vabbè. Ma chi l'ha detto? Collina, quindi? Collina la scorsa settimana. Gian Pietro, adesso io ti mando il link e ci viene a spiegare perché secondo te Collina è un incompetente. Adesso vorrei. Che, giusto, confermo. Incapace. Eccolo qua, ce l'abbiamo, l'ho trovato. L'ho mandato. 3 sui Bagnets. Oh. Ecco, manco fosse. 4 Aspetta che prima c'è anche un mezzo tocco di braccio. Ma la tocca di mai. Che devono fare? Qua c'è stato tutto. C'è stato pure il popolotti della crema. C'è stato qua. Vedi che è successo. Allora, riassumiamo, qui c'è una mischia, i Bagnets viene... Sicuramente non è punibile. Il tocco di Bremer non è punibile, ha il gomito piegato, proprio aderente al costato, quindi sicuramente no. Ci vorrebbe l'inquadratura da retro alla porta per vedere se i Bagnets... Cioè, se andate al bot, raga. Buca il pallone, non prende i Bagnets, e poi nello spostarsi i Bagnets con Alexandro, i due vengono a contatto. E secondo me ci vorrebbe un scusami Dennis, se Bagnets tocca per primo la palla votate sembra, se era rigore sì o no, mi sembra abbastanza chiaro. Sì, no quello sicuramente sì, no era se fosse stato travolto da Szczęsny oppure se fosse stato il contrasto con il giocatore della Juve che c'è dietro, è quello sì, l'unico che punto è, chi è raga il giocatore di Alexandro Zaccaria. Zaccaria no solo forse quello. Ken chi è raga il 28 chi è il 28 Zaccaria sì. Zaccaria. Quindi è solo quello il dubbio, cioè che non sia stato Szczęsny
a uscire così e travolgerlo, cioè, ovviamente ci vorrebbe la ripresa da dietro la porta. Dietro la porta si capirebbe sicuramente al 100% la difesa. Mi sa che questo è il massimo che c'è sul web. Non ho trovato davanti anche per capire se Szczęsny interviene, non va a vuoto, perché non si capisce anche dalla direzione della palla non sembra che la tocchi Szczęsny. No, io però posso anche toccare Manfred, ma te la butto sopra perché Ibañez è attaccato alla mia zona. Sì, perché non si vede se il pugnetto di, se magari arriva prima il pugnetto di Szczęsny sopra Ibañez. Ci vorrebbe proprio dall'altra inquadratura per sbilanciarsi, perché ragazzi qua non si può dire assolutamente rigore. Zaccaria sta facendo il coccodrillo là così. Punto esclamativo Telegram, ragazzi, mandateceli al bot, anche se vi dico che la chat è 50-50. Quindi è diviso. Se dovessi dire da questa inquadratura darei il rigore. Non so, voglio sentire anche tutto. Per me. Sì, sembra che sia Alessandro che Zaccaria e Szczęsny fanno il fallo entrambi nello stesso momento. Così sembra da questa immagine. Lo chiudono, gli ostacolano il passaggio, lo sbragano. Infatti, Salvo, anche perché dove poi finisce la palla sembrerebbe che la tocca il giocatore della Roma. Esatto. Perché va a finire la, però potrebbe anche toccare la Zaccaria così. Secondo me da qua c'ha ragione Dennis. Colpo, che dici? Ma per me è ingiudicabile una roba simile, non si capisce una mazza, cioè siamo io la sicurezza di dirvi rigore o non rigore non ce l'ho, sicuramente un'altra inquadratura dall'altra parte aiuterebbe tanto per capire dove sta il contatto, chi ha toccato palla, chi non ha toccato palla, perché è chiaro che se sia Zaccaria che Szczęsny sono andati a vuoto è un episodio dubbio che va valutato diversamente. Secondo me tutti e tre l'intenzione, raga, è quella proprio di prendere il pallone, sia di Zaccaria che di Szczęsny che di Ibañez. Poi succede il patatrac, però da qua veramente sì, bisogna capire se uno anticipa e gli altri due lo forcano in due, calcio di rigore. Esatto. Bisogna capire, oggi stasera sono in studio a Telombardia per l'analisi della Moviola, magari qualche inquadratura la facciamo vedere o la richiedo. Grande Dennis. Non so, Edo. C'è un contatto di Alessandro, mi dicono, su Alessandro. Adesso sì, andiamo a vedere. All'inizio, però è lo stesso discorso per me, siamo troppo. C'ho anche quello, adesso ve lo faccio vedere. C'è un'inquadratura dall'alto per capire. Premetto che non è per polemiche, io ero allo stadio di tutto questo, me ne sto accorgendo ora, Sì, devo dire che non hanno protestato neanche più di tanto. Salvo, ti senti derubato a Torino? Vabbè, ma sono anni, ormai ci ho fatto abitudini, vedi come sto tranquillo. ride, anzi. Marito. L'abbiamo rubata anche l'anno scorso col gol di De Sciglio, madonna. Lì siamo morti noi, dai. Salvo, c'è una persona che ti vuole rispondere. No, ascolta. Noi stiamo... come si chiama? Stava mettendo in sovraesposizione questo ragazzo. Cioè, non può intervenire proprio sempre. Ho detto io che è libero quest'anno. Le mie giornate senza CV Sport non hanno senso, quindi... Forse ho un'inquadratura, però è un fermo immagine. Eccola. Molto chiaro, però, Ecco, tutti sui Ibañez proprio. Ibañez prende la palla e gli altri due prendono Ibañez. Da qua sembra così effettivamente, però è un'inquadratura, raga, potrebbero averla già toccata. Qualcuno. Da qua può averla già toccata, può essere che il pallone solo schiacciato sembra che sia sulla punta dello scarpino di Ibañez. Magari c'è già stato, bisogna vedere la dinamica. No, se fosse così, allora, da questa inquadratura sembra Ibañez la zocca e Zaccaria fa un fallo da espulsione sulla tibia di Ibañez. Mentre Szczęsny tenta di rompere il ginocchio. Esatto, quindi secondo me il fermo immagine, altrimenti Ibañez non protesta. Cioè adesso io sono contro le eccessive proteste, però se fosse stata veramente, diciamo, quello che sembra da questa cosa qua, mi immagino che avrebbe protestato fino alla morte. C'è Ibañez anche che palpa De Sciglio, tra l'altro. Però facciamo finta. Diciamo che il fermo immagine, questo sembra... potrebbe essere la quiete prima della tempesta, cioè Szczęsny spacca il ginocchio e Zaccaria fa un intervento da rosso. Vabbè, però sai, comunque il contatto c'è, quindi sembra probabilmente qualcosa c'è stato, però ti dico, sentiamo Ortelli che ha da dire di intelligente. No, io su questo assolutamente non vedo nulla. Nulla. Quello da dire che significa nulla? A me manca un rigore alla Juventus nel primo tempo. Vabbè, ma non si sente neanche, dai. Perché non vede nulla?
Ma mi sa che ha detto che non sente nulla, no? Che non vede nulla. No, no, ha detto che non vedeva nulla di particolare, credo. Ragazzi, ecco, qua abbiamo l'ultimo. Di Nedved ne parliamo stasera, non scrivetelo in chat, cioè, se no ve lo devo ripetere. Stasera, alle 22, non c'è il Duca, abbiamo, ma c'è l'ultimo, uno speciale. Fallo, questa volta potrebbe essere un rigore per la Juve. Quello prima, se avesse proprio lisciato il pallone, ci fosse stato proprio un intervento come quello che abbiamo visto in fermo immagine, sì, quindi a mio avviso non era un intervento... Non è successo quello che sembrava dal fermo immagine. Vabbè, poi c'è il rigore annullato alla Juve, il gol annullato alla Juve. Il gol annullato alla Juve è abbastanza interessante fare un po' di ordine, perché tutti hanno detto però si annulla un fallo di mano solo se c'è l'immediatezza di chi fa la rete, chi segna. Bisogna dividere le due cose, sono due cose diverse. Questo non è stato questo l'altro del discorso dell'immediatezza è quando c'è un fallo con anche l'attaccante bendato, girato di spalle, con la palla che gli rimbalza con un flipper addosso, poi entra in rete, fa gol e viene sempre annullato. In questo caso è stato annullato perché c'è stato un colpo di mano punibile non visto, quindi è per questo che è entrato il VAR ed è stata annullata la rete. Vedete come Vlahovic allunghi il braccio sinistro, non per la carica di Cristante, lui ha già il braccio in, diciamo, il braccio sinistro. Beh, però lo fa fatto bene, io l'avrei premiato, mi piace. Lo fa fatto bene. È importante dividere che non c'entra nulla il discorso dell'immediatezza. Ho sentito anche dei giornalisti ieri che hanno detto il VAR non poteva intervenire perché tra il tocco di mano e la rete c'è stato una giocata di un giocatore. Ha fatto confusione con questa regola del tocco dell'immediatezza, quindi questo bisogna assolutamente chiarirlo. Dopodiché questo episodio è uguale a una rete annullata all'Udinese in Udinese-Juventus gennaio 2021 per un tocco di mano di De Paul a centrocampo che si è aggiustato il pallone, anche lì un po' pressato, e dopo c'è stata la rete perché anche lì è stato punito il movimento del braccio del giocatore di De Paul. Ma come fai? Cioè, tu ti ricordi tutti questi dettagli addirittura dell'Udinese, perché in realtà dietro un post di Dennis c'è un trauma di un uomo, no? Che è costretto. Sì, cioè, nel senso, io me li ricordo tutti perché è sempre, diciamo, la cosa importante. Ci può essere d'accordo con me oppure no, soprattutto quando ci sono questi due falli di mano, no, però quando c'è un contrasto in aria, un rigore oppure no, si può essere d'accordo oppure no. Quindi possiamo dire che la Juve ha rubato, Dan? No. No, scusa, no, lo dicevo perché ci hanno appena fatto ride gli amici di AJG. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera. Appuntamento, parliamo del caso Pavel Nedved. Grazie mille agli amici di AJG TV. Se siete juventini, iscrivetevi al canale. Quei mezzi palloni che gli arrivano, lasciateli un po' di braccio, un po' di... Comunque, dai, c'è da dire, spesso una lancia a favore, io sono anti-juventino, però c'è da dire che comunque sia, mo perché ecco, fallo si bagna, se è la Juve, là dice hanno rubato, non hanno rubato niente per me, dai. Tra l'altro anche Mourinho, se non sbaglio, a fine partita ha fatto i complimenti all'arbitro. È stata una partita equilibrata, nel senso 60 minuti a Roma ha dormito, però voglio dire, sono episodi che succedono, mo perché a Juve abbiamo visto delle Juve Roma molto più Juventus Roma molto tese anche con i giocatori, dai giocatori in campo, dovuto anche a come si comportava, cioè l'arbitro è stato bravo, secondo me erratico, aveva sbagliato qualche microdecisione a centrocampo, però riesce a tenere controllata bene, dai. No, cioè, non ho visto. Mandatelo al bot, ci ha bloccato, non lo so. Mandate al bot, punto esclamativo Telegram. Non ho visto nulla io dal vivo. Esatto, cioè Roma, a parte all'inizio Smalling e Vlahovic che si sono un po' allacciati un paio di volte, però anche lì l'arbitro è stato bravo, perché a volte l'indicazione può anche essere li prendi tutti e due e li ammonisci. Secondo me è stato bravo prima a parlargli, ha preso due volte, gli ha parlato, ha preso Smalling, ha preso Vlahovic, quindi comunque è stato fatto un buon lavoro da parte di Ratti anche da quel punto di vista. Infatti, sentiamo Ortelli che sì, Luca, ragazzi, il post di Zaniolo, cioè, mandatecelo su Telegram, punto esclamativo Telegram, poi dopo lì fate che entrate sul gruppo e fate chiocciolina OCV Sport Bot, dai, siamo bloccati da Zaniolo, e ce lo fate vedere OCV Sport Bot, vai. Ortelli, vai. Ma secondo me manca un rigore per la Juventus nel primo tempo. Smalling la prende con la mano. La prende con la mano e la butta in angolo. Buonanotte, aspetta. Ma quello è un tocco di mano che, come quello di Vlahovic, per cui viene andato il gol, per lo stesso ragionamento è influente, tocca l'azione e quindi di conseguenza nel rigore devia il corso del pallone. E quindi, per quanto mi riguarda, io che sono ignorantissimo, ma per me è calcio di rigore. Sì, mi sarei fermato a misura ignorantissimo. Salutiamo Edo, grazie Edo, grazie mille. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao Edo. Lascio per un'ultima ora sul Milan, se volete. Ah, vai, io Edo, ho una notizia per te. Perché Rebic e Origi non partono per Reggio Emilia. Primo non convocato. Problema alla schiena, al secondo. Attenzione, quindi sul mercato, tutte e due. Denis? Io invece vi lascio con il ritorno in Serie A di Serra dopo Milan alla Spezia. No. Benvenuto Serra, bentornato. È stato designato.